E concludiamo il nostro TG con il concorso internazionale enologico che si svolgerà nel fine settimana a Bergamo. Sentiamo il servizio. Per la nono anno consecutivo si svolge a Bergamo il concorso che mette in evidenza le tipicità enologiche della Bergamasca. Sì, è un concorso che ha voluto prendere il vino di Bergamo, che è il Valcalepio, quindi unione di Merlot e Cabernet, e renderlo internazionale. D'altronde il Merlot e Cabernet sono i vitigni più coltivati nel mondo. Questo ha fatto sì che il concorso avesse un grande successo in termini di paesi partecipanti e anche di giudici partecipanti alla selezione. Noi quest'anno abbiamo due paesi nuovi, l'Ungheria e la Romania, che erano due paesi che non avevano mai partecipato alle selezioni e che quest'anno hanno mandato 12 campioni. Senta, come al solito c'è la possibilità da parte del pubblico di partecipare direttamente anche agli assaggi di questi vini? Sì, diciamo che le degustazioni per il pubblico saranno aperte il 19 e il 20 ottobre, quindi il 19 nel pomeriggio dalle 14.30 e la domenica tutta la giornata dalle 10 alle 18 in Città Alta, Piazza Vecchia, nella sala dei giuristi. Metteremo in degustazione i vini che hanno vinto medaglia e premi al concorso, oltre ad una selezione di Valcalepio di 16 aziende che partecipano all'evento che abbiamo chiamato Bere Bergamo Valcalepio Top. Ecco, volevamo ricordare perché è importante per il territorio questo tipo di manifestazione. È importante per il territorio perché chiaramente il vino, come tutti i prodotti dell'agricoltura della terra, rappresentano un unicum culturale, non soltanto un unicum produttivo. Noi abbiamo utilizzato questa manifestazione per andare a far conoscere non soltanto la produzione agricola, ma anche tutto quello che è il discorso del territorio. Ed è per questo che la manifestazione la facciamo itinerante. Abbiamo già visitato buona parte del territorio bergamasco, quest'anno è toccato alla Val Cavallina, quindi alla zona di Trescore, dove andremo ad esempio a visitare l'affresco del Lotto del Cristo delle Vigne, ma anche tutto il discorso del lago di Endine e dei castelli che ci sono attorno al lago di Endine. Sicuramente l'enologia e quindi il discorso del vino riesce a emergere abbastanza in questi momenti di crisi. È un settore dove bene o male il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti ha pagato anche in termini economici, e quindi tra quello che si vende sul mercato locale e quello che si vende sull'estero si riesce ad avere ancora una certa remunerazione che fa sì che gli agricoltori abbiano ancora un certo interesse a mantenere la coltivazione della vite. Sono sempre incontri che servono per riaffermare, se ve ne fosse bisogno, la tipicità dell'agricoltura lombarda e l'importanza dell'agricoltura lombarda a livello nazionale. Noi sappiamo che il 16,5% del PIL agricolo italiano deriva dalla produzione di Regione Lombardia, per cui questi sono momenti in cui si presentano delle tipicità magari anche di nicchia, ma che servono per dare lustro, in questo caso, alla viticoltura lombarda, e tra l'altro mettere insieme due vini, il Merlot e il Cabernet, appunto, è un'esperienza che è unica. Anche lo stesso concorso internazionale è l'unico concorso internazionale che presenta questa tipicità.